gratis, presentazione della lista, da parte dell'avventura della campagna elettorale, come si chiama, come è composta? Intanto esponiamo e presentiamo il simbolo della nostra lista civico-politica Cambiare Insieme e sotto intrecciamo lavoro e legalità, che riteniamo che sono le due priorità di questa nuova fase politica. È una lista che nasce dopo l'esperienza delle primarie, nelle quali primarie ho partecipato sapendo quali erano le difficoltà oggettive per dare una possibilità, un'alternativa, un voto libero, consentire ai tanti cittadini che magari non si ritenevano sostenitori dell'uno o dell'altro gruppo che si è raccolto intorno a due candidati del PD. Dopo questa esperienza ho ritenuto di dare vita a questa lista civica, aperta a professionalità, rappresentante il mondo del lavoro, del sindacato, delle frazioni, una lista nella quale tutte le componenti sociali, economiche sono rappresentate. Penso che faremo bene, penso che i cittadini, mi auguro, ci premieranno, perché noi riteniamo che c'è bisogno di un cambiamento reale nella gestione della cosa pubblica, che ci sia bisogno di più trasparenza, di maggiore concretezza e efficienza amministrativa, perché qui dobbiamo dare le risposte alla gente, non solo annunciare provvedimenti o grandi progetti che interessano poco se poi non siamo in grado di realizzarli. E niente simbolo dell'Italia dei Valori, che cosa si guadagna e cosa si perde? Ma io non faccio un discorso di guadagnare o di perdere, la lista si ispira ai valori, ai contenuti, all'alto significato di moralità che è insita nel simbolo di Italia Valori, ma si apre alle professionalità, alla città, ai rappresentanti delle frazioni. Senta, la sua è la prima iniziativa di fatto, il centrosinistra sta un po' dormendo dopo le primarie, secondo lei? Ma oddio, dopo qualche giorno così, si sta riprendendo. Abbiamo fatto un incontro giorni addietro, mi pare che il candidato sindaco Di Benedetto si stia bene organizzando, verrà qui con noi appunto per salutarci, ma io sono molto fiducioso perché è un amministratore a modo, esperto, un bravo amministratore che farà bene e soprattutto sarà in grado di garantire questo cambiamento di passo e quella collegialità che magari in passato non è stata proprio al massimo. I cavalli di razza della sua lista chi sono? Ma qui più che cavalli di razza sono tanti candidati che sono messi spontaneamente a disposizione di questo progetto per la rinascita della città. Ci sono candidati esperti, ma anche tanti giovani e tante donne.